Buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Benessere e Bellessere. E diamo il benvenuto a Marco Ludovico. Ciao Marco. Ciao a tutti, ben ritrovati. Allora Marco, questa sera abbiamo un ospite che è già conosciuta dai più, sicuramente dal pubblico di Border Nights perché è già stata ospite, è un'amica di MRTV e diciamo un'amica di vecchia data anche per quanto riguarda il canale di Serena Pattaro, cioè il mio canale, ma più che altro in riferimento a me. E allora diamo il benvenuto, dillo tu, Marco. Rosangela Catalano, ciao Rosangela. E Ciao Marco, ciao Serena e buonasera a tutti gli amici. rispecchia perfettamente lo spirito della trasmissione che è appunto benessere e bellessere, quindi è proprio una bella Grazie persona. mille, grazie. Grazie a te, Rosangela, per aver accettato il nostro invito ad essere qua questa sera, con questo anche titolo molto particolare, che però è il titolo anche del tuo Libro. libro. Allora, Esatto. Rosangela, tu ti fai chiamare in più modi, o perlomeno gli altri ti chiamano in più modi, e uno di Bravissima. questo, esatto, uno di questo è Lilith. E allora io ti chiedo come mai e perché questo ovviamente nome, perché ti si addice magari anche questo nome, e poi insomma scopriamo il perché di psicostregoneria. Allora, lascio a te intanto a spiegarci queste cose, così scopriamo un po' di più di te per tutti quegli amici che ancora non ti conoscono. Grazie mille Serena, grazie anche per l'invito che è graditissimo, ringrazio Marco. Allora, tu mi fai una domanda che in realtà è proprio il fulcro del primo capitolo del mio libro, meglio del secondo, perché questo nome che lascia spazio spesso a livello così, sotto una lente più profana, ad un'etichetta oscura, ad un'accezione negativa, ahimè perché l'impronta biblica ha fatto il suo nelle traduzioni errate. In realtà nella mia vita, e non solo nel libro di psicostregoneria, perché il libro, come spiegherò tra poco, se vi farà piacere, ricalca il mio percorso, quindi autobiografico, ed è comunque in divenire, ecco che Lilith si palesa proprio come nome, come rivelazione in un sogno che io ho definito un sogno iniziatico. E vi spiego subito. Quando feci questo sogno, tanti, tanti anni fa, di cui narro nel libro, di cui racconto, in questo sogno fu un neonato. E il neonato ha una simbologia particolarissima che lascio poi il piacere di scoprire attraverso le pagine del libro. Fu un neonato a comunicarmi telepaticamente questo nome, dicendomi tu sei Lilith. Faccio notare che io all'epoca non avevo alcuna nozione né di esoterismo, come oggi giustamente porto avanti nella mia divulgazione, né di occultismo, tantomeno di occultismo. Quindi per me questo nome, che risuonava nei giorni successivi, non aveva un senso, non era un fulcro di sapere, di conoscenza, era semplicemente qualcosa che si armonizzava proprio con le mie cellule. Perché faccio notare l'importanza del sogno iniziatico? Perché gli amici che non hanno le mani in pasta in questi argomenti così esoterici, se vogliamo dire spirituali, potrebbero non sapere che in realtà quella comunicazione che avviene non solo attraverso gli archetipi, attraverso i simboli durante la fase onirica, è improntata spesso su un continuum, direi, Serena, che ahimè nel mondo occidentale viene spezzato. Perché? Perché noi pensiamo, dico sempre agli amici, ai miei clienti, che la nostra giornata abbia un inizio quando ci svegliamo, ovviamente, e finisca poi nel momento in cui andiamo a dormire e ci addormentiamo. In realtà questa impronta è estremamente deleteria perché siamo in qualche modo privati attraverso questo nostro modo di essere, molto occidentale, di un qualcosa che reca in sé dei profondi messaggi, ma messaggi, ragazzi, non dall'aldilà, dagli spiriti guida, per carità può capitare, ci mancherebbe, ma messaggi molto daimonici, e spiegheremo poi che cosa intendo con l'aggettivo daimonico e non demonico. Molto daimonici che ci danno appunto delle indicazioni estremamente precise su ciò che noi siamo venuti ad incarnare. E così fu per me. Non sapevo, ripeto, il significato di questo nome, Lilith, così altisonante,
per me così vibrante a livello profondo che mi animava. Ecco che in realtà il mio daimon mi comunicava attraverso quella non interruzione voluta di quel ciclo di cui parlavamo prima, perché io all'epoca comunque avevo, come spesso molti ascoltatori si ritroveranno in questa descrizione, un ritmo del sonno sfasato per diversi motivi, che nella nostra epoca moderna, giustamente così lontana dall'impronta sciamanica e spirituale, spesso ci troviamo appunto a non comunicare con il nostro inconscio e neanche col superconscio. Quindi, tornando al nome, io poi nel corso del mio non solo apprendistato personale, di cui parlerò attraverso maestri particolari esistenti, di cui faccio il nome e cognome nel libro, e attraverso alcune consorelle che poi si sono in qualche modo daimonicamente palesate nella mia vita, ecco che vengo a scoprire che io incarnavo quell'essenza di donna, come tante nostre amiche, come tante nostre ascoltatrici, che nulla aveva a che fare con la famelica mangiatrice di bambini, con quella Lilith che andava ad aspettare gli uomini per sedurli e poi ucciderli. In realtà era una fame di conoscenza, un rinascere continuamente a se stessi, un autopartorirsi in quella che si chiama partenogenesi occulta, di volta in volta, un ritornare vergine animicamente per improntare l'esistenza su quello che è il mio daimon, quindi direi la mia missione per farlo capire agli amici che non sono cultisti, tra poco spiegheremo, aveva in qualche modo intessuto con me e non per me, perché ricorderemo poi che la nostra missione, che è un po' diverso da dire sono venuta qui al servizio di qualcuno, di qualcosa, spiegherò poi che cosa ne penso io, la nostra missione in realtà è custodita da questo daimon che ce la mostra attraverso due o più modalità, ma le più frequenti, come racconto e spiego nel libro, sono attraverso il percorso onirico, che ahimè, di cui non portiamo poi reminiscenza al risveglio se non facciamo un addestramento onirico, e ascoltate bene, attraverso un qualcosa che a livello occidentale ha un'accezione negativa e che si chiama depressione, a livello più o meno latente. Perché dico questo, Serena? Perché lo dico spesso ai miei clienti, agli amici che insomma mi fanno domande, il daimon, il custode del nostro destino, chiamiamolo così, poi approfondiremo, non agisce, non comunica con noi sempre, comunque attraverso motivi fioriti e sogni nostalgici e romantici, assolutamente no. Spesso ci induce in una zona ctonia, chiamerei, in una zona terrigena dentro noi, in quel piombo che alchemicamente poi è la base per far nascere l'oro che incarniamo, e in quel piombo però spesso le persone si perdono come in una palude di depressione. A livello orientale, diciamo, un effetto depressivo potrebbe essere veramente la scoperta di quanto noi ci stiamo allontanando da quello che è il nostro percorso. Quindi, in maniera un po' più comprensibile dagli amici che ci ascoltano, io consiglio sempre, quando vivete un periodo di frustrazione esistenziale, di malessere, non cercate di uscirne, anche perché comunque vi sarebbe un distanziamento ancora più profondo, un divario ancora più invalicabile nella distanza tra voi e il vostro daimon, che per me era incarnato nel nome di Lilith. Ma in quel malessere voi comunicate a voi stessi che vi state allontanando sempre di più da quello che siete venuti a fare qui. E se mi permetti ancora un minuto, Serena, io spiegherei questa accezione nella mia visione, ovviamente, di missione, di essere al servizio. Nel nostro mondo, Serena, tu lo sai bene, spesso anche noi relatori sentiamo parlare di essere al servizio di qualcosa, di qualcuno, di una verità. E va benissimo, ripeto, sottolineo quello che vi dirò è la mia versione, la mia visione, è quella che poi esperisco. In realtà, l'essere umano non viene qui per essere al servizio, neanche gli avatar più importanti sono venuti qui per essere al servizio, come generalmente intendiamo, perché l'essere umano, incarnato in questa macchina biologica, spinta da impulsi di sopravvivenza, che poi abbiamo in qualche modo smussato e vediamo che cosa comporta smussare gli istinti di sopravvivenza, in realtà non è mai al servizio di qualcuno. In realtà il moto verso l'altro, il moto verso l'irradiarsi delle relazioni, ha sempre un qualcosa di egoistico. Attenzione che uso di nuovo un'altra terminologia che non è da vedersi con l'accezione che intendiamo di solito.
perché dico questo, Serena? Perché noi non siamo, a mio avviso, al servizio. Noi siamo, se vogliamo vederla in una maniera più veritiera, a mio avviso, al servizio degli altri in maniera autentica, semplicemente incarnando il nostro daimon. Perché? Perché in quell'autenticità io vado ad irradiare in maniera corretta la mia funzione in quel tessuto, in quella trama ordito, che poi sarà utile a Francesco quando mi incontra e capisce qualcosa attraverso le mie parole, ma anche attraverso la signora che stava facendo benzina questa mattina e che ascoltando me parlare al telefono con Serena ha captato qualcosa di importante. Ecco, la verità, nella mia esperienza fino adesso, nel mio cammino, che poi io comunque divulgo, sempre divulgo qualcosa che fa parte della sfera del mio vissuto, ho compreso in maniera viscerale che essere al servizio, come lo intendono i più, è qualcosa di non propriamente autentico. Autentico perché? Perché non fa parte dell'essere umano, ci piacerebbe pensarlo, ma anche i più grandi, anche le anime più immense che hanno calcato il sentiero terreno e che hanno insegnato tanto con il loro amore, con le loro opere, in realtà stavano incarnando se stessi all'ottava più alta, quindi l'ottava daimonica. E per riassumere, ecco che il concetto di Lilith, che si palesava in maniera onirica a me e di cui non conoscevo nulla, oggi continua a essere il fil rouge che io porto nell'unica funzione autentica, palesarmi al mondo e a me stessa per quello che sono. Allora sì, posso essere utile, senza pensare, devo insegnare la verità a qualcuno, devo illustrare ciò che in qualche modo ho imparato nella mia vita perché può essere di insegnamento. Assolutamente no. Ognuno trovi il suo cammino, svolga la propria funzione e in quel tessuto di cui parlavamo prima, allora sì, come un meraviglioso e daimonico e perfetto ricamo, ogni colore, ogni sfumatura, ogni ghirigoro sarà utile nella comprensione globale della coscienza che poi è una unica e che in qualche modo ingloba tutto il nostro essere, tutte le nostre funzioni. Spero di non essermi dilungata, ma sono sempre spinta da questa mia scoperta del mio nome iniziatico, di quello che poi comunque io incarno tutti i giorni, non nella vita lavorativa o nella vita privata, non vi è separazione in questo, chi mi conosce lo sa, quindi io sono Lilith dentro di me anche quando mi relaziono con il mio compagno, con mio figlio, o quando io sono da sola nei miei boschi che tanto amo e di cui narro nel libro. Allora, intanto grazie a Rosangela per tutte queste cose che ci hai detto. Hai aperto un sacco di finestrelle che adesso andarle a trattare tutte credo sia, sia impossibile in questo pochissimo tempo che ci Certo. che abbiamo oggi, insomma, a disposizione. Però ci sono due aspetti che, su cui, insomma, vorrei un attimo porre l'attenzione. Allora, il primo è il discorso del daimon, ovviamente se poi magari ci puoi dare qualche informazione Certo. ulteriore, perché a me ha ricordato tantissimo, ovviamente, la trilogia di Philip Pullman, dove non so se tu hai avuto modo ovviamente di leggerla, c'è cioè qualcuno insomma visto, è riuscito a vedere anche il film La bussola d'oro, in cui c'è questo daimon che qualcuno ce l'ha esterno sotto forma di animale. E qualcuno invece, come noi, diciamo nel nostro mondo, ce l'abbiamo invece interiore. E quello che tu spiegavi mi ha fatto ricordare appunto tantissimi punti in comune su come lo racconta appunto Philip Pullman. E la seconda parte, è proprio il fatto di essere al servizio, che è un aspetto molto interessante perché le persone pensano di realizzarsi quando fanno qualcosa per gli altri, dimenticandosi però di se stessi. Quando noi invece siamo venuti qua per salvare noi stessi e possiamo, tra virgolette, salvare gli altri solo attraverso l'esempio, non perché li prendiamo di forza per aiutarli o imponiamo qualcosa che noi crediamo sia giusto per gli altri, perché il mettersi al servizio degli altri non è fare qualcosa. Poi, giustamente, se qualcuno ti chiede anche o hai la possibilità di fare, certo, però è ovvio che è la persona stessa che deve agire Vado. per se stessa. E io lo posso aiutare, per carità, su questo nessuno dice niente, però è il fatto proprio di dire devi fare così perché solo così Bravo. riuscirai a realizzarti. Beh,
già che io voglia imporre un dovere a qualcun altro, beh, forse, forse magari dovrei riflettere su questo aspetto esteriore e dire, ok, forse quel dovere dovrebbe essere rivolto verso di me, non tanto verso gli altri. Quindi noi possiamo insegnare solo attraverso l'esempio. Quindi questi sono due aspetti che mi hanno colpito particolarmente. E quindi insomma io lascio di nuovo la parola a te, eventualmente se vuoi approfondire il discorso del daimon e poi tutto il resto insomma di cui tu parlavi che fa parte del percorso anche che descrivi in questo libro. Certo, ti ringrazio. Vedi, anche tu in maniera speculare hai dato me tanti spunti più che altro utili a chi ci ascolta, perché sicuramente ci saranno tante persone che mi conoscono e che conoscono già questi argomenti, oltre agli argomenti che appunto sono il fulcro del mio libro. Però diamo anche una visione utile con parole semplici a chi si approccia a questo concetto di daimon. Intanto il concetto di daimon è un concetto antichissimo, che già era noto giustamente, già veniva divulgato dai filosofi dell'antica Grecia, ma comunque in tutte le tradizioni, sotto nomenclature diverse, questo genio, questo daimon, questa guida veniva in qualche modo sempre presentata, come dicevo prima, in diverse parti del mondo. Ecco che qui torniamo sempre al discorso che quando vi è una verità intesa a livello coscienziale, può cambiare i nomi nelle diverse radiazioni, nelle diverse tradizioni, ma il fulcro è sempre lo stesso. A livello moderno, io consiglio a tutti gli amici che vogliono approfondire il discorso di Daimon di leggere tutti i libri di Hillman, ovviamente, di Jung, però Hillman ne parla in maniera eccelsa in un libro stupendo che è da leggere e rileggere e si chiama Il codice dell'anima. Quindi, se volete avere una spiegazione a 360 gradi, io vi consiglio questo libro perché veramente è un tesoro prezioso e per me lo è stato e lo è tuttora. In breve, che cos'è questo daimon serena che spesso le persone scambiano come un'entità esterna, proprio perché viaggia sotto quest'aura che noi gli abbiamo fornito in maniera, come vedremo tra poco, errata di guida spirituale, di quasi angelo custode, insomma, di un qualcosa, di un'entità che è perfetta e che ci guida. In realtà il daimon non è questo, perché una delle tante definizioni che anche Hillman dà di daimon è il custode del nostro destino. E attenzione che il verbo custodire è un verbo molto prezioso ed importante. Ma che cosa vuol dire custode del nostro destino? Vedete, noi, come spesso avrete sentito dire o raccontare, prima di incarnarci, abbiamo già in mente a livello spaziale e atemporale quella che sarà la nostra missione di cui parlavamo prima, quindi la nostra daimonica accezione per la realizzazione introspettiva e poi relazionale, ovviamente. Questo daimon custodisce questa nostra visione di missione, chiamiamola così, che poi ovviamente noi incarnandoci dimentichiamo. E allora ecco che il compito del daimon, che ripeto che non è da vedersi come un essere perfetto, una guida spirituale, ha semplicemente, ma in maniera estremamente preziosa, il compito di ricordarci in più modalità, proprio dalla primissima infanzia, quello che siamo venuti ad incarnare. E Hillman faceva sempre l'esempio suo personale, dicendo: guardate che quando il daimon comunica con noi per ricordarci dalla prima infanzia, ragazzi, la nostra missione personale, non lo fa attraverso modalità rosee, come dicevamo prima. Hillman stesso racconta della sua grande difficoltà, vista quasi come un handicap, a scrivere in maniera dritta tra le righe da bambino. Però, quando scriveva argomenti relativi all'anima, alla filosofia, lui riusciva a scrivere. Cosa stava dicendo il daimon di Hillman in questo caso? Tu non devi scrivere delle cose del mondo, perché io ti creerò una difficoltà semplicemente per farti capire che la tua missione, che tu hai scelto, non qualcun altro al posto tuo per te ti ha imposto, è un'altra. Io ho tanti, tanti clienti, nel libro racconto anche la mia esperienza personale di una difficoltà che avevo da bambina, molto, diciamo, molto importante, e che mai mi avrebbe fatto pensare di poter un giorno parlare in pubblico e parlare davanti a tante persone. Ecco che allora il daimon, come dicevamo prima, a volte si insinua per il nostro bene in stati depressivi, per ricordarci che noi siamo depressi spesso perché stiamo
incamminandoci su una via che è estremamente all'opposto di quella che è la nostra missione, ecco che allora noi dobbiamo porre attenzione, noi anche per i nostri figli, che ha bambini piccoli, non solo a quello che il bambino è in grado di fare come atto talentuoso, scrive benissimo, fa i calcoli benissimo, suona il pianoforte benissimo, ma soprattutto io da piccola, il mio bambino da piccolo, in che cosa manifestava una difficoltà particolare? Perché in quella cosa specularmente potrebbe esserci il segreto del suo irrompere daimonicamente nel mondo. Il Man ci ha lasciato i libri più belli, a mio avviso, su questo discorso. Figuriamoci se si fosse fermato al fatto di avere una sorta di handicap che non lo portava a scrivere bene. Ecco che un'altra cosa, Serena, che ci tengo a dire, perché le persone spesso non lo sanno, dicevo prima, siamo abituati a pensare a questo daimon come un qualcuno esterno a noi, una guida, uno spirito, un genio, può incarnare queste radiazioni, ma in realtà non è qualcosa di separato da noi, è da vedersi come una sorta di nostra appendice, quindi un noi stessi, ad un'ottava estremamente più alta. Ma attenzione, che bisogna ricordarsi che quest'ottava estremamente più alta non è comunque perfetta, perché il daimon cresce insieme a noi. Il nostro agire, il nostro incedere su questa esperienza terrena serve a noi per incarnare la nostra missione, ma di vita in vita, lasciamo stare passata, futura, io direi parallela, questo daimon cresce e si rafforza, e il suo rafforzarsi, come nella carta della temperanza, dona a noi la forza per portare avanti questa missione. E qui qualcuno potrebbe chiedere: ma allora, in tutte le mie vite, io ho lo stesso daimon? Sì, è da vedersi come attitudine. Se io, spiegavo l'altro giorno ad un'amica, ho come daimon un daimon poetico, in una vita potrei diventare una bravissima poetessa, in un'altra vita potrei utilizzare le parole per descrivere graficamente qualche cosa che mi realizzerà, come appunto parlando prima con Marco, come eccelso membro di una comunità grafica innovativa. Attenzione, perché parliamo di passato, parliamo di futuro, ma come vedete, ogni piccolo puntino luminoso che sta a indicare le nostre varie incarnazioni è irradiato da quel concetto daimonico che in questo caso è la poesia, potrebbe essere l'occultismo, potrebbe essere anche la distruzione. Io ho avuto diversi clienti il cui daimon veniva fuori in maniera distruttiva, quindi sono persone che, ricordiamoci, la dualità non esiste, quindi non vi è giudizio, che si infilano a distruggere famiglie, si infilano a distruggere luoghi di lavoro, ma perché? Perché creano quello spazio che, visto dalla parte terrena, si chiama distruzione, ma visto dalla parte speculare, quindi astraendosi dalla dualità, dal giudizio, crea poi quella ferita attraverso cui il danno riesce a manifestarsi, perché quelle famiglie rovinate, perché c'è qualcuno che ha un daimon distruttivo, in realtà sono famiglie che rinascono con nuove coppie, con nuovi destini, con qualcosa di più fruttuoso anche per la tranquillità dei loro figli. Quindi quello che mi preme sempre dire è: non pensiamo al daimon come un ente benevolo, l'angelo custode, qualcuno che porta solo cose belle nella nostra manifestazione. Spesso in realtà. Rosangela, perdonami se ti Prego. interrompo. Mi viene da pensare proprio il ruolo di Giuda, per esempio, nella vita di Gesù. Cioè, lui Esatto. stava semplicemente eseguendo, tra l'altro nel Vangelo di Matteo si dice pure che è Gesù durante l'ultima cena che invita Giuda a fare quello che doveva fare, cioè, perché c'è proprio questo aspetto, cioè Sì. gli dice proprio quello che devi fare, fallo ora. Quindi è Ora. come se Giuda avesse avuto, tra l'altro, questo ordine da parte di Gesù di dover fare quella cosa. Però cosa fa, Giuda? Giuda è colui che permette al Cristo, al Maestro Gesù più che al Cristo, di compiere il suo percorso terreno, di chiudere comunque Esatto. quella vita per risorgere poi a vita nuova, perché se Giuda non lo avesse tradito, in realtà le cose non potevano andare come poi si sono verificate. Quindi in realtà il daimon, o comunque come dici tu, quelle persone che hanno un daimon cosiddetto distruttivo, in realtà forse ti stanno dicendo: visto che tu non prendi la decisione di,
Allora ti do Bravo. una spinta io. Poi è ovvio che quando tu le vivi in prima persona, poi le puoi vedere, le puoi vedere inizialmente come qualcosa che ti crea sofferenza, che ti crea sicuramente qualcosa di interiore molto forte, quella ferita di cui parlavi tu prima. Però ricordiamoci sempre che una ferita ha una possibilità di creare un nuovo caos dal Esatto. quale cosmicizzare qualcosa di nuovo. E nella ferita, perché si può fare tutto questo, come dicevi tu, ad un'ottava, poi tra l'altro superiore, perché all'interno della ferita entra la luce La e la luce, luce crea, bellissimo. cioè fornisce nuove informazioni. Scusami se ti ho interrotto Ci in mancherebbe. questo, però mi ha fatto venire in mente proprio questo aspetto molto, molto interessante. Ne Marco. parlavamo, ne accennavamo anche ieri proprio al telefono, molto fuori onda, quindi con Serena ne faremo probabilmente una puntata. Bruttissime persone creano bellissimi eroi, moltissimi problemi, creano tantissimi lavori. Quindi facevamo un esempio emblematico: se domani mattina venisse inventata una medicina universale, in grado di guarire tutto e tutti, in teoria sarebbe vista come una cosa bellissima, nella pratica una marea di gente rimarrebbe disoccupata e bisognerebbe poi porsi il problema di come ridisegnare la vita se la gente non morisse. E quindi sarebbe un gran Vero, casino, cioè quello che assolutamente. sembra bello, ma sembra un gran casino, in realtà diventa un gran casino, o come se nessuno compiesse più nessun tipo di delitto. È un casino, perché anche lì, cioè, ci sono interi sistemi, una buona parte delle nostre economie, del nostro modo di vivere. Niente esercito, niente forze dell'ordine, niente produzione di allarmi, antifurti, niente. E sono veramente degli stravolgimenti che sembrano bellissimi, ma poi van visti nella loro totalità. Ne Bravissimo Marco, e rispecchia poi molto questo oltretutto, discorso. sì, mi permetto anche di aggiungere che nel tuo discorso, come in quello di Serena, è importante, viene fuori che oltre al fatto che accennavamo prima, ognuno di noi ha una funzione nell'evoluzione altrui, ma non devo immettermi nell'ottica di idea di aiutare l'altro, io esprimo me stesso daimonicamente, quindi divengo automaticamente funzione dell'altro e degli altri in una coscienza unica. E quello che diceva Marco, se insomma non esistessero alcuni aspetti molto pratici, spesso definiti negativi ovviamente, in realtà non ci sarebbe lo svilupparsi di una o più enormi fette di realtà che sono essenziali nella nostra esperienza. E spesso io faccio notare, e anche Ilman ce lo insegna giustamente, come noi siamo di nuovo a livello prettamente occidentale, che non è errato, ci mancherebbe, ma è un po' disallineato con quello che è l'approcciarsi ad un concetto di coscienza unica. Ecco che noi siamo abituati a ragionare sempre in maniera logica, lo sappiamo, quindi vi è una causa che crea un effetto. Ma in realtà quello che stava dicendo Marco e che condivido ci apre la mente al ragionamento molto junghiano, analogico. Quindi in realtà non vi è una causa che crea un effetto, ma vi è un fine che mette in essere, pone in essere diversi effetti. Ecco che allora spesso anche nella narrazione, nelle storie delle persone che vengono a fare la consulenza da me, io già li metto nell'ottica analogica e da soli trovano, non voglio dire le risposte, ma quella quadratura sotto un riflettore diverso alla loro storia, alla loro biografia. Ecco che in realtà nel mondo sciamanico, non voglio dire ragionare, ma il poetizzare in maniera analogica distoglie la persona innanzitutto da un sacco di malattie fisiche, da un sacco di inondazioni interne di dosi di cortisolo altissime e quant'altro. Quindi anche qui vi è una non divisione tra quello che divulghiamo anche tramite queste conferenze e quello che poi il nostro corpo, come Serena ci insegna attraverso le vibrazioni della voce, delle parole che sono importantissime, si pone in essere poi nel nostro cammino. Dico questo perché ci premo, cioè mi preme sempre in ogni mio intervento, piccolo o grande che sia, di lasciare quell'impronta che proprio vibri nell'ascoltatore. Perché? Perché le parole che io scelgo, anche quelle che mi animano di più, sono sempre scelte anche con una chiave
spesso un po' irruento, un po' negativa, per rimanere nella dualità, per dare quel pizzico di irriverenza che spesso è di aiuto nelle persone, che poi magari subito, quando io per esempio ho raccontato prima del daimon distruttivo, di quello che si immette nelle famiglie, quante persone che ci stanno ascoltando stanno vivendo magari una situazione di questo tipo. Non sarà la mia voce consolatoria, né vuole esserlo, però cerchiamo di guardare in maniera analogica. Hai creato tu daimonicamente quell'effetto perché il tuo fine era di essere da un'altra parte dell'Italia o del mondo con un'altra persona, con te stesso. Certo, per arrivare a realizzare, a metabolizzare queste cose, bisogna imparare e bisogna praticare per tanti anni l'astrazione proprio temporale, perché giustamente tante cose, noi lo sappiamo, lo sa Serena, lo sa Marco, tutti gli ascoltatori l'avranno esperito, tante cose della nostra vita, della nostra biografia, della nostra narrazione, noi le comprendiamo col famoso senno di poi. Quindi con il tempo. Ecco che spesso io porto degli esempi un po', come si può dire, irritanti per chi ci ascolta, però lo faccio sempre con cognizione di causa perché ci tengo anche quando si parla di daimon a togliere questo concetto di daimon da quell'aura mistica e di guida spirituale che comunque non incarna. È la nostra guida, ma stiamo noi stessi ad un'ottava più alta, come dicevo, e ripeto, il daimon continua a essere sempre perfettibile attraverso la nostra opera nella carne. È un po' come la storia dell'angelo custode che non viene a custodirci, ma che non volendo sporcarsi le mani di suo, ci guarda dicendo fai tu che io imparo. Ecco, vediamola così. Rosangela, una battuta proprio su quello che hai detto adesso. Ormai ci troviamo da un po' di tempo, ho fatto spesso questa battuta, appunto come ricordavi tu si diceva, sono tutti bravi col senno di poi, la situazione sembra che stia peggiorando perché spesso si vede che manco più col senno di poi uno arriva a Purtroppo è capirle vero. le cose, quindi stiamo veramente forse andando da qualche parte di veramente strano, perché neanche più quei detti popolari che si diceva Esatto. non fallire mai, nonostante il passare dei secoli, cioè veramente questa generazione sta mettendo alla prova Ma d'altronde, qualsiasi dogma. Marco, come dicevamo anche in alcuni sempre dialoghi così, ma che giustamente e sicuramente anche Rosangela conosce come evento, è in atto una ricalibrazione energetica del campo di Gaia, quindi Gaia è l'entità energetica ovviamente del nostro pianeta Terra, e quindi anche tutti i famosi detti popolari, le cose che tradizionalmente ci hanno insegnato quando eravamo bambini, in realtà stanno modificandosi perché cambia la vibrazione e quindi anche queste cose non sono più valide. C'è una distruzione, c'è un nuovo caos con una nuova cosmicizzazione. Questo è un po', insomma, quello Assolutamente. che a livello anche energetico sta succedendo. Pensiamo a tutte le persone che Allora, finalmente. basavano tutta la loro sforza emotiva sulla speranza. Pensiamo anche per loro com'è cambiato questo. Ormai sulla speranza basta dopo 2 anni. Infatti, io mi permetto di ricordare sempre, ragazzi, che dico spesso alle persone che mi conoscono, che a livello vibrazionale, poi Serena magari mi correggerà, la parola speranza, che sembra comunque essere molto bella, però nel nostro incarnare quello che siamo, la parola speranza ha la vibrazione molto simile alla vibrazione della paura, perché se io spero, io in realtà metto in atto una vibrazione di paura che quello che spero non si realizzerà. Quindi meglio agire, meglio essere in questo caso focalizzati come un laser verso il proprio obiettivo, con una volontà, con gli atti volitivi, non con la speranza. E speranza, come dicevamo prima, è una di quelle parole che con questo ciclo conclusivo smette di avere l'accezione rosea che per tanti secoli e millenni ha avuto. In realtà ricordiamoci come agiscono le parole attraverso le nostre cellule, attraverso gli aminoacidi, Serena ne è maestra, quindi ogni volta che io propongo nella mia visione, nella mia biografia, nella realizzazione dei miei obiettivi o del mio essere, la speranza, forse bisogna smussare qualcosina e cambiare questa terminologia per quello che mi riguarda e per quello che è l'esperienza mia e delle persone che si sono poi nel corso degli anni rivolte a me.
Infatti, grazie anche per questo appunto, Rosangela, perché in realtà è esattamente, insomma, come dici tu, la parola speranza in realtà ha una vibrazione bassa, perché comunque cosa fa? Dà all'esterno la possibilità di gestire la mia vita. In realtà la devo gestire io. Io vorrei adesso, visto che hai nominato le parole, ovviamente la comunicazione, insomma, hai accennato a questo argomento. Allora, innanzitutto vediamo che nell'ultimo periodo, negli ultimi anni, anche grazie, come dicevamo durante la telefonata, che anche grazie ovviamente alla saga di Harry Potter, finalmente la parola strega ha iniziato ad avere una connotazione diversa, non solo negli ambienti di nicchia, diciamo, ma anche a livello, insomma, un po' più ampio. E soprattutto, ovviamente, noi vediamo che le streghe, i maghi, ovviamente, stregoni, poi ognuno li può chiamarli a modo suo, utilizzano anche le parole, formule, eccetera. Come lo possiamo vedere oggi questa connotazione nella quotidianità e soprattutto se questo fa parte di quel percorso di cui tu parli nel tuo libro. Guarda, Serena, mi dai proprio spunto per spiegare a chi ancora non mi conosce che in realtà quello che dico sempre, io sono una strega atipica, nel senso sono una psicostrega. Ho dovuto, fortunatamente ho voluto creare questo nuovo termine proprio per ricollegarci ai termini conclusivi di questa era, per avere un'accezione non migliore ma diversa della stregoneria che io incarno, perché chi non mi conosce potrebbe pensare che un'altra persona che fa parte di quegli ambienti in cui ci sono delle donne, poi vedremo anche molti uomini, ma in questo caso è un culto prettamente femminile, quello a cui noi a livello, diciamo così, di conoscenza, di infarinatura a livello profano, diamo un po' atto di porre in essere. Ecco che in realtà io sono una psicostrega perché nel mio percorso io racconto come quell'essere che incarno oggi, che è fatto di vibrazioni, che è fatto della coscienza di non dover né voler aiutare gli altri se non portando in essere il proprio esempio, si è sviluppato, ricordo sempre poi con il piccolo grande aiuto di persone realmente esistenti, che cito nel libro, qualcuna anche molto conosciuta, si è sviluppato attraverso l'apprendere, o meglio, riappropriarsi di doti che al cliente che viene oggi a fare la consulenza online o in studio possono sembrare, io ci scherzo sempre, ma è così, possono sembrare paranormali, quindi da addebitarsi alla strega. In realtà è un riappropriarsi di quelle qualità prettamente, squisitamente appartenenti a questa macchina biologica, all'essere umano primitivo, che attraverso il cervelletto, il sistema nervoso centrale, utilizza degli input che all'epoca servivano per la sopravvivenza e che oggi, smussati e irradiati in una frequenza non più alta ma diversa, danno quegli effetti che sembrano paranormali. Mi spiego meglio. La persona che viene davanti a me a fare la consulenza o anche online, poi tanti sicuramente vorranno, mi auguro, commentare perché ho dei bellissimi feedback che non mi nascondo, mi fa tanto piacere, senza sapere come io faccia a manifestare alcune particolari capacità che, ripeto, abbiamo tutti perché sono intrinseche della macchina che vuole ancora sopravvivere. Ecco che semplicemente a volte mi basta avere la persona davanti e annusare quell'odore che lei emana. Attenzione, non vi spaventate perché poi viene il cliente, mi sono messo il deodorante, la cliente, mi sono profumato, dico sempre venite così senza profumo, perché il primo impatto è quello che mi dà la cognizione che io ho davanti una persona che è spaventata da tanti anni, o una persona che ha sofferto di atti aggressivi, o una persona che sta allevando dei figli che non sono suoi, una persona che ha fatto figli ma non li voleva. Una persona che in realtà non ha il coraggio di esprimere a se stessa, di manifestare a se stessa la propria omosessualità. E qui ho parlato dei ricettori olfattivi. Con Serena abbiamo accennato, sai, le persone quando sono una di fronte all'altra, adesso il periodo, vabbè, è un po' particolare, comunque involontariamente si trasmettono delle microparticelle di saliva. Queste microparticelle di saliva in un dialogo tranquillo e normale, quindi non andiamo a, scusatemi, sputarci in faccia, ci mancherebbe, ma una microparticella va ad informare tutte le particelle di acqua presenti nel mio corpo, quindi anche nel mio sangue, nelle mie lacrime, nel mio sudore,
informandomi cosa succede. Io divento la persona che ho davanti e qui si spiega quando nel libro racconto di una cliente che è un personaggio famoso dello spettacolo, venne a fare la consulenza da me e io sentii gli odori che lei sentiva, ed erano due particolari, li cito, uno di basilico e uno di ammorbidente, nel momento in cui un evento che poi sarebbe diventato un evento di blocco per la sua vita si era manifestato. E tornando al termine strega, una persona potrebbe dire: oddio, allora veramente le streghe esistono? Questa sente gli odori che questa sentiva quando era bambina? No, esiste l'animale che sa recuperare la capacità di informarsi attraverso la saliva dell'animale che gli sta di fronte, perché all'inizio questo serviva a scambiarsi, ad esempio, livelli di sali minerali per l'equilibrio elettrolitico, livelli di vitamina B12, livelli di tante cose, che ovviamente tutto a livello inconscio, la macchina è perfetta, servivano per la sopravvivenza. Oggi li traduciamo in informazioni visive, uditive, spesso vengono persone, io so dire per filo e per segno quello che il papà ha detto loro e di cui loro non avevano più memoria, magari all'età di 7 anni. Quindi cosa sto facendo per rispondere alla domanda di Serena? Sto dicendo, le streghe non so bene come facciano, io ho delle attitudini perché ho conosciuto delle streghe vere di cui narro nel libro e sono veramente rare, non pensiate che sono quelle che troviamo su internet o che si vestono un po' gothic, come piace anche a me vestirmi, ma spesso e volentieri sono altre, sono persone che si nascondono dietro un lavoro normale, dietro una facciata che non è una facciata, incarnano bene la loro opera, ma possono essere delle commercialiste, faccio un esempio, non pensiate al calderone, ma che hanno preso e comunque mi hanno insegnato molto, quelle sono streghe. La psicostrega, la prima sono io, perché ho creato questa terminologia e poi ne verranno sicuramente altre, in realtà vanno semplicemente a recuperare le capacità dell'essere umano. Quindi non vi è differenza tra poteri magici e paranormali e capacità che sono il nostro appannaggio, perché dico sempre, fino allo sfinimento a tutti, che già il termine paranormale nella sua etimologia ci fa pensare vicino al normale, accanto al normale. Quindi cosa vuol dire? Che noi siamo già dotati di queste capacità. All'inizio ci servivano per sopravvivere. Quando io sento alcune cose attraverso il mio udito, altro non è, o attraverso l'olfatto, o vedo alcune cose, altro non è che una modalità, per esempio, di stimolare l'iperacusia attraverso una stimolazione particolare della ghiandola pineale che fa fluire durante il giorno più goccioline di DMT piuttosto che aspettare le 3, le 4 di notte. Anche lì mi permetto, per tornare alla stregoneria o psicostregoneria, la psicostregoneria che mi riguarda insegna. Io divulgo questa cosa, adesso non posso entrare nei particolari per rispetto alle persone che vengono a fare magari il corso, la consulenza, comunque insegna come vivificare quelle nostre ghiandole primitive che ancora abbiamo più o meno atrofizzate, ma che la natura continua a lasciare lì, per fortuna, perché ovviamente la natura, nella sua perfezione, però non sa che è passato tanto tempo, non viviamo più nelle caverne, non abbiamo più bisogno di sopravvivere. E quindi noi prendiamo questi strumenti, ce ne riappropriamo in maniera estremamente naturale e proponendoli ad un pubblico, ecco che sembrano rivestirsi di un'accezione paranormale. Nel libro faccio tanti, tanti esempi. Quindi quello che faccio io lo possono fare tutti? Mi si chiederà. Sì, ma non bisogna dimenticarsi che come in tutte le cose bisogna mettere in pratica, è come una palestra. Ma una palestra pratica, non sto raccomandandomi, e i miei clienti lo sanno, di fare mantra, le visualizzazioni, le meditazioni che vanno benissimo, non fanno parte del mio percorso, semplicemente. Il mio percorso si basa sull'imparare a riutilizzare, a conoscere, ad esempio, le nostre secrezioni, quali le lacrime, il sudore, la saliva e quant'altro, perché oltre a essere per noi stessi una farmacia, una panacea per tutti i nostri mali, sono veicolo di informazione in maniera profonda. Viene la cliente davanti a me, mi pongo in un atto fascinatorio che non è un atto ipnotico, è semplicemente la capacità attraverso lo sguardo della psicostrega di agganciare il cervelletto e la parte primitiva della persona che si rende conto di essere in uno stato di pericolo animale, si rende preda e in quell'imbambolamento in cui pensa di essere una preda, il suo stomaco produce alcune cose particolari che mi fanno capire qual è il fulcro del suo problema? Anche se la persona viene da me, ad esempio, per dire sono depressa perché mio marito mi ha lasciato. In realtà vedremo che la persona sapeva, e questa cosa che vi racconto adesso, ragazzi, è successa 3 o 4 volte, ci sono le testimonianze,
la persona dentro sé portava il bagaglio emozionale della conoscenza, che non era giunta alla razionalità, di non essere figlia o figlio biologico dei genitori che l'hanno cresciuto o cresciuta. Ecco che il corpo spesso ci parla. Quindi tutto quello per rispondere a Serena che io faccio è che effettivamente dall'analgesia con il fuoco che spesso facciamo vedere, il passarsi il fuoco sul corpo, che non è trucco, non ci sono cose particolari, è semplicemente ricondurre il nostro corpo allo stato di preda che sta per essere attaccata e quindi la natura che è perfetta ci ha dato uno strumento per anestetizzarci dal dolore. Quindi cosa faccio, Serena? Io non so le altre streghe cosa facciano, ne ho frequentate e ripeto. Quelle poche che ho frequentato, che non sono quelle che si trovano su internet, con tutto rispetto, magari sono persone estremamente autentiche, ma mi hanno insegnato anche loro l'utilizzo di quello che già ci appartiene. Una in primis, che è stata, se vogliamo, la mia prima, diciamo, guida, la mia prima insegnante, l'ho incontrata da bambina, avevo solo 8 anni, e questa persona mi insegnò proprio l'arte della fascinazione. La fascinazione non è un qualcosa da ricondursi all'ipnosi, alla manipolazione, per carità, è semplicemente intanto uno strumento di potere per noi stessi, esattamente come il magnetismo che ci radica, che ci rende forti anche a livello immunitario, non solo per quanto riguarda accezioni così spirituali o esoteriche, ma semplicemente la psicostrega che io sono, a differenza delle streghe, cosa fa? Fa ricordare all'interlocutore che a volte ritornando animali primitivi, oltre a guarirsi psicofisicamente, perché io ho persone, perdonatemi se io magari sembra in questo momento che voglia peccare di superbia, ma ho tante testimonianze di persone che hanno fatto percorsi lunghissimi di psicoterapia e va benissimo, è giustissimo, ma vengono da me, cosa succede? Che con uno sguardo scopriamo che in realtà il problema che loro ponevano, lo psicoterapeuta esisteva, giustamente ci mancherebbe altro, ma era tutt'altro il problema di fondo, un qualcosa che cosa fa l'inconscio? È talmente bravo a proteggerci, questo nostro inconscio, che continua a farci focalizzare su altri problemi più o meno gravi, anche molto gravi, realmente esistenti, in modo da evitare che la nostra attenzione, anche attraverso questa modalità secretiva di cui vi ho parlato, vada poi a focalizzarsi attraverso flash, immagini e input mnemonici su quello che è veramente stato il problema, come in questo caso la persona che non era figlia dei genitori che l'hanno cresciuta, l'altra persona che ha, io non vorrei adesso magari infilarmi in argomenti difficili, però mi permetto di dire perché fa parte della psicostregoneria, spesso persone che vengono da me, spero di non attirarmi l'ira di chi commenterà, hanno delle storie di molestie subite, e io con estremo rispetto parlo di questi argomenti, ma quello che voglio farvi vedere nella psicostregoneria cosa avviene. Su tot persone, perché ahimè è molto frequente questa cosa qua, che hanno subito questa tipologia più o meno grave di molestie, ci sono alcune persone che non riescono ad andare oltre, sapete perché? E qui vi svelo qualcosa che farà forse inorridire chi è magari abituato a giudicare, qualcuno non riesce ad andare oltre perché io faccio sempre l'esempio di una persona, una signora di Milano che è stata mia cliente e non riusciva ad avere relazioni con gli uomini perché io le dissi, vedo che purtroppo ahimè il papà ti ha molestata, lei questa cosa la sapeva, molti non la ricordano, mi diceva sì, scoppiò a piangere questa donna. Mi dissi, sai perché tu non riesci ad avere relazioni con gli uomini? Non perché il papà ti ha molestata, ripeto, dico questo con estremo rispetto e parlo della persona in esame, ma perché tu non riesci a accettare con te stessa che tu hai fisicamente provato piacere con il tuo papà. E questa persona che mi guardò dicendomi cosa stai dicendo adesso io ti denuncio, si lasciò andare in un pianto liberatorio dicendomi hai proprio ragione, io non riesco ad avere una relazione perché nessuno rivedo il mio papà. Attenzione, io sto parlando di animali, non sto giustificando nulla, ci mancherebbe altro, ma sto dicendo che se tu vai dal coach, dal facilitatore, dallo psicologo, e meno male che esistono queste figure, ci sono andata anch'io, tu sei sempre anche inconsciamente portato a esprimere il tuo problema. Già con la paura di doverti porre in modo etico nell'accezione in cui l'altro ti vede. La persona non potrebbe andare a dire, sai che io ho avuto questa molestia, però in realtà questo papà che era anche un po' sciamano
non mi ha fatto del male, ecco, la persona non può pensare neanche di permettersi di dire una cosa così perché c'è il giudizio, c'è l'etica. Ragazzi, io vi pongo questa questione perché mi è successo spesso, ripeto, con il massimo rispetto, chi ha avuto la vita rovinata, le donne che hanno avuto veramente la vita rovinata, io parlo di quelle eccezioni rispettabilissime che in realtà, sentendosi libere di dire è vero, quello sguardo che mi sembrava uno sguardo di molestia dal compagno di mia mamma, in realtà mi ha fatto sentire molto donna. Ecco che cosa faccio io. Una cosa che spesso è vista non tanto di buon occhio, ricalco espressioni anche molto dure, spesso volgari, spesso terrigene, che diano quell'input vibrazionale attraverso lo stomaco della persona per liberarsi. Vi faccio un esempio meno pesante. Viene da me la signora Caterina, che ha tanta difficoltà a dimagrire, e piange, mi dice: "I miei figli mi prendono in giro, mio marito non mi guarda neanche più, le colleghe ridono." E cosa si aspetta la signora Caterina? Che la persona davanti a lei cerchi di motivarla. In realtà io faccio l'opposto. Dico: "Se hai fallito fino adesso, togliti dalla testa", attenzione che lo sto dicendo in maniera educata, ma lo dico in un altro modo, "togliti dalla testa di poter dimagrire un giorno, rimarrai sempre così." Cosa succede, Marco? La persona non permette a livello inconscio che un'estranea si possa arrogare il diritto di dirle: "Tu resterai sempre così, hai fallito, cosa ci provi?" Quella cosa crea uno stimolo. Tra l'altro, qui non vorrei entrare in cose troppo psicostregonesche, ma sapete che qui cambia anche, oltre all'acidità della pelle, del pH, succede una cosa proprio nell'urina delle persone, perché è tutto molto collegato. Quella cosa dà l'input alla persona, e la persona non per ripicca, ma perché forte di una forza che in realtà è una forza animale, di sfida, dice giustamente: "Adesso io ti faccio vedere", ma non lo dice a me. Se ne va a casa con una grande rabbia che questa volta sarà veicolata in maniera efficace, perché la motivazione non serve. La motivazione serve quando la persona non sta andando verso un obiettivo che sente. E una grandissima persona mi ha insegnato che nei casi in cui non si riesce a smettere di fumare, non si riesce a smettere di mangiare dolci, non si riesce a smettere, non vi è una mancanza di volontà, ma vi è al contrario una forza di volontà estremamente forte a rimanere come si è. Allora, la psicostrega cosa fa? Non ti fa il rituale, non ti dà le parole magiche che servono, per carità. La psicostrega si comporta da animale e ti pone nella situazione di ritornare animale, perché quel ritornare animale, oltre a servire a me per comprendere la tua narrazione senza contaminazioni del tuo racconto biografico, perché io non chiedo mai raccontami la tua storia, in 3 ore di consulenza per 1 ora e mezza te la racconto io senza sapere nulla di te, ecco che poi ti pongo questa possibilità di tornare animale e di dare quel primo step che ti servirà. Non vi è bisogno di motivazione, la motivazione fa parte della razionalità, e la razionalità, come ci insegna l'ingegner Vota, bravissima persona, lavora con questa proporzione 1 a 500.000 nei confronti dell'inconscio. Se io dico a livello di pensiero, a livello anche di verbalizzazione, da domani mi metto a dieta, questo è uno come valore. Nell'inconscio io non ho ancora finito di formulare la frase o il pensiero, 500.000 input più veloci, più forti, mi ricordano il papà che mi ha detto che sono una fallita, il primo marito che mi ha detto sono una cicciona e tutte queste cose qua. La psicostrega non basa la sua opera sulla motivazione, non perché la motivazione sia sbagliata, ma perché nella mia vita la motivazione non è mai servita a niente. Forse perché egoisticamente, fortunatamente, anche in maniera un po' focosa e arietina, sono andata sempre a cercare quello che veramente volevo fare, anche quando non riuscivo, quello che veramente volevo essere, anche quando sembrava qualcosa di a volte poco etico, fumoso, poco importa, come direbbe Pietrangeli, titolo del suo libro. Grazie Rosangela, infatti mi hai fatto venire in mente ancora alcuni aspetti anche appunto insomma di questi percorsi. Tante volte le persone insomma vengono anche da me insomma per scoprire, per capire perché non riescono ad ottenere risultati e io la prima cosa che o comunque uno degli aspetti che metto in luce è imparate a dirvi la verità. Che è quell'aspetto Bravissimo. che dicevi tu prima, cioè vi insegnano che non dovete dirvi la verità, la signora, quella che ha avuto l'abuso che dicevi prima, che non posso
dirmi la verità che ho provato piacere in quella Bravissima. situazione, ok? Sì. Quindi quella parte animale, perché noi comunque tendiamo a andare a reprimere, a dirci delle bugie su tutto ciò che ci hanno insegnato che non è Esatto. etico. Nel momento in cui noi Esatto. invece ci diciamo la verità, da lì si scatena veramente l'aspetto di modifica di noi stessi, insomma, se vogliamo ovviamente modificarci e stare bene. Quindi questo è un aspetto Certo. veramente interessante perché la verità noi la vogliamo dagli altri, cioè tu devi dire la verità su di te, Sì. però io sono giustificata a dirmi delle bugie. E quindi questo è un aspetto Certo. veramente, veramente molto affascinante. Quindi diciamoci, ditemi la verità su voi stessi e da lì le cose cambieranno veramente. Allora, noi Probabilmente stiamo. dipende Mi anche da permetto di fare un tante. piccolo. Scusa Vai, Marco, ti ho interrotto Angelo. entrambi, ma è importantissimo No. quello che ha detto Serena. Poi io sono prolissa, prometto che riassumo. È No, io no, io importantissimo, no, io Serena. di solito proprio breve. Serena giustamente dice: è importante come primo passo verso la guarigione, che poi è una comprensione, no? Dirsi la verità. Il problema sorge quando la persona non sa quale sia dentro di sé la verità e allora manifesta alcune cose, ma la verità si esprime appunto attraverso, continuo a dire, queste sue secrezioni, che siano sudore, che sia lacrime, che sia tutto anche sangue, ovviamente, sangue che viene fuori attraverso un'emorragia o magari rimane intrappolato dentro attraverso un'emorragia capillare, piccolina, non problematica. Ecco che in realtà il nostro corpo sa qual è la verità, anche nel caso che vi narravo prima, o anche nel caso di una persona che non sapeva di attendere un bambino, e in realtà il suo corpo manifestava, ovviamente nelle primissime settimane, un palesarsi di un secondo campo elettromagnetico. Ecco che cosa succede? Il nostro corpo comunica continuamente anche a noi stessi una verità piacevole, spiacevole, attraverso qualcosa che l'animale, nel suo processo di individuazione animale, poi all'ottava alta la vediamo come un processo di individuazione psicologico di cui Jung ci insegna, cosa faceva? Si leccava le ferite, e questa cosa non la dico a caso, metteva la sua saliva a contatto con il suo sangue, annusava il suo sudore dopo aver avuto un'esperienza traumatica di reale pericolo di vita. Ecco che noi attiviamo attraverso alcune tecniche che non sono tecniche, ma sono il retaggio, lo strascico di queste capacità che l'animale metteva in essere per sopravvivenza, attiviamo di nuovo quelle ghiandole primitive che vanno poi ad irrorarci di qualcosa che reca in sé una guarigione non solo fisica, ma soprattutto una guarigione sottile. E per guarigione io intendo la comprensione di ciò che è stato anche laddove ciò che è stato io a livello razionale non lo so, non lo conosco, non ne sono a conoscenza. Quindi, ritornando al fatto strega e psicostrega, la psicostrega lavora con il proprio corpo, insegna a lavorare con il corpo, insegna a riconoscere gli strumenti che il corpo in qualche modo non ci dona perché è fatto da determinati strumenti che possono poi apparire come magici quando li mettiamo in atto senza che l'interlocutore sappia che cosa stiamo facendo e che sappia che sono cose estremamente naturali. Potrei farvi mille esempi, però non voglio dilungarmi. Poi nel libro troverete, non so, un po' la mia storia, il mio percorso e come sono giunta a sapere quello che sapevo all'epoca in cui ho scritto il libro 2 anni fa, ma che comunque è sempre in divenire, quindi io continuo ad imparare come noi tutti, amo quello che faccio, amo quello che divulgo perché ne sono portatrice esperienziale e quindi se dovessi riscrivere oggi psicostregoneria, aggiungerei ancora alcune cose che io ho imparato e sto imparando dopo la stesura di questo primo libro. Allora, Rosangela, dove possono trovare il tuo libro? Allora, io adesso, grazie a Serena, voglio raccontare una cosa che mi preme raccontare. Intanto, il mio libro all'inizio fu edito da una casa editrice, quella precedente, che si chiamava Luxco Edition, e
che poi ha avuto dei problemi, quindi giustamente io ho deciso di riprendere il mio libro e di autopubblicarlo su Amazon. Perché dico così? Perché le persone che avevano acquistato il libro tramite casa editrice mi chiedono: ma il libro che poi hai autopubblicato è diverso? Assolutamente no, è tutto uguale. Ci sono due differenze. La prima è che nell'edizione con la casa editrice la prefazione del mio libro era stata scritta da una persona fantastica che si chiama Giovanna Garbuglio e che ringrazio tanto. Grandissima Approfittiamo per persona. E salutare Giovanna. la ringrazierò sempre. Nell'edizione che poi ho autoeditato su Amazon, la prefazione è stata scritta da un altro amico che saluto con tanta gratitudine, che è Paolo Franceschetti. Quindi questa è E la prima ne differenza. approfittiamo per salutare anche lui. Altro bacio a Paolo. Ecco, la seconda differenza, e qui faccio veramente un mea culpa perché sono psicostrega, ma altre cose Per mi vedono un capire po' in bene il difficoltà. nome, abbiamo messo un Eccolo lì, sottopancia di Paolo. con le roselline. Ecco, una cosa che mi hanno fatto notare poi alcune persone è che nel mio essere così di nuovo focosa e arietina, sono andata ad autopubblicare senza avere ancora delle nozioni grafiche così diciamo efficaci, per cui a volte voi troverete che non ci sono i numeri di pagina, tanto poi correggerò questo mio sbaglio nell'edizione autopubblicata, ma un lettore ha scritto una recensione bellissima dicendo: il fatto che non ci siano i numeri di pagina è come camminare a piedi scalzi su un sentiero. E lo ringrazio perché io sono così, non sono neanche troppo schematica. E un'altra inesattezza, di nuovo derivata dalla mia incompetenza grafica, sta nel fatto che questi numeri di pagina, che in realtà non sono inesistenti, li vedrete spuntare qua e là in alcuni paragrafi, in alcuni capitoli, tant'è che alcune persone si sono scervellate cercando di capire quale rebus ci fosse dietro questi numeri prima di alcune frasi. Non vi è nessun rebus. Fatto sta che alcune persone mi hanno scritto su Messenger dicendomi: grazie a quel rebus, attraverso il numero 98, prima di quella frase, io ho capito dove era il mio problema. Quindi nulla avviene per caso, mettiamo in moto, ecco, questa nostra creatività risolutiva, risolutoria, anche attraverso quelli che sono semplicissimi sbagli. Si cade poi nell'errore in questo mondo di vedere tutto come un segno, di vedere tutto come una rivelazione. In realtà sono io che non sono capace, diciamo, a fare Guarda, la risolutiva. Rosangela, semplicemente è un test di intelligenza, quindi quel numero È lì. giustissimo, è giustissimo. E poi c'è da dire che io ringrazio, ma veramente con il cuore, credetemi, tutte le persone che hanno letto il libro, mi mandano i feedback, mi mandano le foto. Per me è bellissimo, una carezza veramente per l'anima e anche per il mio ego. E vorrei dire che spesso le persone che poi si rivolgono a me per fare la consulenza, che una ed unica, vengono perché leggono il libro, ma qualcuno che vuole venire e mi dice: però non ho letto il libro, meglio ancora, perché in questo caso non avere aspettative, io ho già dato degli input, no? Di come avviene questa consulenza, ma non avere aspettative crea il terreno fertile per quello psicodramma che poi porterà proprio in scena le nostre problematiche e la nostra narrazione. Quindi non vi è necessità per chi vuole rivolgersi a me anche così per un contatto, per un consiglio, non direi perché non dispenso consigli, ma qualche domanda, non ha bisogno di leggere per forza il libro. Se lo vuole leggere, ben venga. Grazie Rosangela. Marco, qualcosa in conclusione che poi salutiamo i nostri amici? Sì, no, io pensavo proprio come sia strano il nostro modo di pensare e di interpretare le cose, perché appunto sentivo parlare Rosangela e pensavo a quanti magari già solo col termine strega, stregoneria, psicostregoneria e tutte queste robe qui vadano per campi sterminati. E questa cosa mi era già successa quando avevo fatto delle interviste a un'altra persona che invece era un biologo, docente universitario, che poi si era catapultato nelle neuroscienze. E però alla fine, se le chiamiamo neuroscienze, le percepiamo in un Bravo. modo. Ha fatto l'esempio della saliva, per esempio, e io adoravo ascoltare le conferenze del professor del giudice fisico noto a livello mondiale, famoso scopritore e portatore della memoria dell'acqua, e quindi però se te lo fanno con l'esperimento, figata, cioè,
E se uno invece ti fa una psicoanalisi è un'altra cosa ancora, se ti ipnotizzo è un'altra cosa ancora, cioè, nonostante questo, però anche con quella persona si era creato un bellissimo filone perché tutto quello che la fisica piuttosto che le neuroscienze, più che scoprire, motivavano a livello proprio biologico sperimentale. Certo. Le potevamo trovare in una marea di altre cose già dette e scritte, che una volta venivano chiamati miti, poi venivano chiamate favole, poi venivano chiamati racconti epici, poi veniva chiamato esoterismo, poi religione, poi. Ma alla fine è solo un modo di vestire quella roba in maniera diversa. Il problema è che in base al vestito che mentalmente andiamo a porre su quel tema lì, ci sembra veramente di andare su strade completamente diverse. E in questo caso, purtroppo, veramente l'abito fa il monaco, perché È proprio così. abbiamo comunque delle chiusure mentali tali per cui ci basta sentire quella parola pavlovianamente ci fa chiudere ogni tipo di barricata per poi magari ascoltare, apprezzare un'altra persona che sta dicendo la stessa identica cosa, ma in virtù di biologo, in virtù di Esattamente. neuroscienziato, in virtù di psicanalista, psichiatra, cioè, però Sì. è un falso rebus, cioè è veramente Proprio un così. Infatti io mi labirinto permetto tutto nuovo. di prendere, insomma, l'input che mi hai dato per dare appunto un'accezione al titolo del mio libro, perché questo titolo, che in realtà poi è la manifestazione di quella che è la mia opera lavorativa, di vita, è psicostregoneria per tutta una serie di motivi che tu hai accennato, ma anche perché avrei potuto anche mettere stregoneria moderna solo come titolo, ma in realtà è una stregoneria che ho elaborato io, quindi un'altra accezione simile, che in realtà troviamo, come dici tu, nell'epigenetica, nei miti, nella medicina sciamanica, ecco che è sempre lo stesso calderone visto sotto accezioni diverse che poi ho smussato. Perché psicostregoneria? Perché il mio input all'inizio era basato sulla mia formazione di PNL, programmazione neurolinguistica, di nozioni di psicologia, che però poi in realtà io ho inglobato nella stregoneria. In questo caso, Marco, ti dirò una cosa, io vi ringrazio maggiormente, questo l'ho già detto a Serena, perché quando mi avete invitato, Serena, io parlando con Serena, mi ha detto lasciamo pure psicostregoneria come titolo. E ho detto grazie, perché in altri posti in cui sono state invitate, che ringrazio perché per me è un piacere, un onore, mi hanno un po' ostacolato, allora dico, ma se io porto questo messaggio, perché devo cambiare il titolo? Perché sennò poi qualcuno pensa che parliamo di sette sataniche o quant'altro. Io sono psicostrega, se mi vuoi ascoltare, capisci che non c'è niente di male, se anche ci fosse, non invitarmi, perché comunque psicostregoneria sono io. Se ci fosse come sottotitolo un qualcosa di volgare, di antietico, allora capirei. Però se tu mi inviti si presume che vuoi ascoltare quello che sono. E allora quando Serena mi ha detto lasciamo tranquillamente psicostregoneria, mi sono sentita veramente piena di gratitudine, perché è come un'accoglienza a 360 gradi, cosa che magari per ovvi motivi non è sempre così, non è stato sempre così. E io spesso ho rinunciato, e ne vado anche abbastanza fiera, a discapito di farmi un nome più conosciuto e quant'altro, perché si voleva in qualche modo deviare non solo il titolo del libro, non solo quella che è la mia opera, ma porre sempre in essere il fatto che ho l'impronta psicologica PNListica. No, quello è stato il mio primo step e la base di un terreno che si è per fortuna evoluto nella modalità che voi mi avete permesso di palesare e di divulgare anche attraverso questa puntata. Quindi è un grazie ancora Ma che sono. penso sia una diretta conseguenza di quello a cui conduce il discorso, la considerazione che abbiamo fatto prima, che di sua conseguenza, poi in base a dove lo si va ad incasellare, porta all'inevitabile giudizio. Quindi anche Certo. l'esempio che facevi prima, per esempio, molto forte. Ci sono dei meccanismi mentali tali per cui a quel punto anche la persona che ascolta dice: ma no, è una cosa inaccettabile, impensabile, incomprensibile, perché a quel punto allora
giustifichi il gesto magari di quel papà. Ma chi l'ha detto? Ci Questa è una mancherebbe altro. conclusione postuma, cioè è una conclusione, Esatto. non so come dire, la malizia sta negli occhi di chi guarda e nelle orecchie di chi Sì. ascolta. Cioè non è che a quel punto, giusto o non giusto, etico o non etico, quello che ha provato quella persona in quel momento, allora giustifica automaticamente o Ci legittima. mancherebbe. E quindi Esatto. sono tutte costruzioni nostre poi per la maggior parte dei casi, lo vediamo Assolutamente. anche negli esempi più recenti, cioè alla fine le conclusioni spesso sono molto lontane dalle premesse che vengono fatte, ma non tanto per chi parla quanto per chi ascolta, perché alla fine si va a proiettare ognuno, questo l'abbiamo detto spesso, a Milano c'è un bellissimo proverbio che a me piace citare spesso, pensa ladro che tu ci rubi. Cioè il ladro pensa che, siccome lui è abituato a rubare, pensa che tutti Arrivare. rubano. La brava persona pensa che, Esatto. siccome sono bravo io, anche gli altri sono tutti bravi. Quindi spesso anche Sempre ascoltare i così. giudizi degli altri fa capire molto di più chi ci troviamo di fronte, perché ognuno è Hai abituato ragione. a proiettare, a Assolutamente pensare sì. poi quello che pensa. Quindi penso sia a causa Benvenuti, più di quello. io ho voluto lasciare questo titolo perché effettivamente è questo di ciò di cui parliamo, quindi perché chiamarlo in una maniera diversa? Prima abbiamo parlato, diciamo, la verità, e allora perché chiamarla in maniera diversa? Allora, io direi che anche per oggi ci fermiamo qua. Ringrazio tantissimo Rosangela per tutte queste informazioni, come abbiamo fatto anche con altri, poi ti invitiamo eventualmente ad un secondo incontro fra qualche settimana, Sarà magari per approfondire anche altri argomenti che ti certo. riguardano. E quindi io voglio salutare tutti coloro che sono stati con noi, quelli che saranno con noi poi successivamente. Grazie di cuore veramente a tutti. I tre canali che ovviamente collaborano, quindi MRTV Italia, Border Knights e Serena Pattaro. Grazie ancora, Grazie. Rosangela. Grazie a voi e posso permettermi di fare solo una piccola conclusione, veramente un minuto perché è doveroso e ci tengo. Voglio ringraziare Gianfranco Carpeoro perché fu lui all'epoca a dirmi: senti, metti nero su bianco quella che è la tua esperienza. Io ho sempre desiderato scrivere un libro, ma mai avrei pensato di iniziare la mia opera di scrittrice con qualcosa di autobiografico. Quindi il suo indicarmi appunto di preparare un indice di quello che volevo scrivere è stato un insegnamento per me perché mi ha fatto comprendere attraverso il mio stesso libro che io avevo effettivamente calcato un percorso, visto in un'ottica analogica. Quindi grazie di cuore. Grazie allora Rosangela, grazie a Marco. Grazie a voi, grazie a voi. Grazie. Io ho per lo più ascoltato veramente con piacere. Grazie mille anche a Buonanotte. Fabio, un saluto, a Fabio di Border Knights, a cui voglio tanto bene. E che ha E avuto anche lui salutiamo anche un... Paolo Franceschetti, che Sì, ci ricordiamo esatto. a breve sui nostri schermi. Anche lui sarà con noi. Grazie a tutti quanti, grazie di nuovo Rosangela, grazie a Marco e Grazie a voi. andiamo. Sigla. Ciao.